tutti, mi chiamo Alfredo Castelli, sono l'ideatore di un personaggio di fumetti che si chiama Martin Mister e che è uscito per la prima volta, pubblicato da Sergio Bonelli Editore, nel 1982. Siamo nel 2012, quindi questo è il 30° anniversario della vita editoriale di Martin Mister. Per festeggiarlo, Sergio Bonelli Editore ha voluto dedicargli un'iniziativa assolutamente inedita per la casa editrice. Si tratta di un'applicazione per iPad intitolata appunto Martin Mister, che costituisce una forma di debutto della Sergio Bonelli Editore nel mondo della iPublishing. L'elettronica è stata considerata per molti anni un vero nemico, se non il primo nemico del fumetto. In molti casi invece può essere, ritengo, d'aiuto al fumetto stesso, se ben gestita. L'editoria elettronica può rivelarsi un formidabile strumento per avvicinare al fumetto tradizionale, al fumetto da edicola o da libreria, comunque su carta, anche lettori che non sono, ahimè, più abituati a questo tipo di letture. Grazie alla nostra app potete percorrere una fantastica gallery di copertine che vanno da quella del numero 1 a quella del numero attualmente in edicola. Troverete dei filmati magari un po' sfocati, un poco tremolanti, perché siamo riusciti a recuperare del materiale di cui sono andati completamente perduti gli originali. L'iPad presenta una vera e propria carrellata nel mondo di Martin Mister. Lo possiamo seguire negli albi principali che hanno segnato la sua carriera. Questi albi sono disponibili gratuitamente sul iBook Store della Apple e del resto tutto quanto si trova in questa app è scaricabile a titolo del tutto gratuito. Oltre ai video, oltre agli albi classici, agli albi storici, è possibile esplorare per la prima volta a 360 gradi il misterioso ufficio di Martin Mister, dove troverete oggetti, libri in un'enorme quantità e molti punti, molti hotspots che toccati portano a diversi siti, chiamiamolo così, in posti diversi del mondo di Martin Mister. Troverete uno straordinario, secondo me, database di Martin Mister che risale a 20 anni fa. Era fatto con un meccanismo, con un tipo di programma che adesso non esiste più, si chiama HyperCard, e allora era estremamente innovativo. HyperCard non può essere aperto da nessun computer attualmente, bisogna possedere il vecchio Macintosh, ma in questo caso ci siamo riusciti grazie a dei veri e propri esperti di HyperCard e riusciamo a farvi dare un'occhiata del passato. Del resto non c'è da stupirsi di questo recupero e per i recuperi dei film. Martin Mister è un archeologo e quindi si occupa anche di archeologia elettronica, una disciplina che credo che presto diventerà comune, perché in 20 anni di storia dell'elettronica sono cambiate forse più cose che in 2000 anni di storia normale.